Il padre Merrella è un grandissimo ricordo, devo dire che vengo anche a restituire la visita, lui venne con i suoi giovani al mio ingresso nella diocesi di Ivrea, fu un gesto molto simpatico da parte sua, lo ammiravamo tutti, ma direi che dopo la morte abbiamo scoperto ancora di più la profondità della sua fede, questo accettare la punizione per la generosità dell'accoglienza che lui aveva per le iniziative nuove, vorrei dire che è stato un anticipatore del Concilio. Per questo lo ricordo insieme a Monsignor Tonino Bello, che è stato un attuatore del Concilio. E ho l'impressione perfino che Monsignor Tonino Bello, che ha studiato qua a Bologna, abbia avuto un incoraggiamento alla sua missione di annunciatore di Gesù Cristo e di amico dei poveri proprio dal nostro padre Marello. E io credo che l'insegnamento sia proprio quello, intanto, di una grande fede che si ispira alla parola di Dio, come faceva lui, ecco, e all'amore di Gesù Cristo, ma anche di una grande apertura ai poveri, a quelli abbandonati e più emarginati, come lui l'ha fatto, i poveri di oggi, saranno magari gli immigrati, io non so che cosa farebbe lui oggi, ma saranno quelli che non hanno più lavoro, saranno quelli che si trovano in situazioni di disagio, ecco, uscire dalla chiusura del nostro io per aprirsi agli altri. Ecco. Diceva Monsignor Tobello, noi dobbiamo essere come la Santissima Trinità, che sono uno solo, pur essendo tre, perché sono tutti tre l'uno per l'altro.